Non importa dove, non importa come, non importa quando, l'importante ragazzi è darci dentro fino alla fine. Quindi allenarsi è bello, abbiamo una passione, quindi non dobbiamo mollarla in questo brutto periodo che sta passando tutta l'Italia, quello che stiamo passando tutti quanti noi. È proprio nei momenti in cui vi manca la forza per andare avanti che voi dovete trovare un motivo valido, nuovi motivi per non mollare. Ed è per questo ragazzi che il capitano War Machine vi propone un home workout per il back. Non avrò bisogno di niente, né di loop band, né di manubri, né di ghisa, né di kettlebell, niente. Solamente la nostra acqua e il nostro asciugamano, che dopo vedrete per quale motivo. Non è solamente da stendere per terra, ma lo userò anche per fare un esercizio. Quindi diamoci dentro 5 esercizi da un minuto l'uno, ogni esercizio 10 secondi di recupero. Totale 1/2 giri in base alla vostra resistenza. Quindi capite già che in 6 minuti fate un giro, in 12 minuti fate 2 giri. Quindi un home workout bello pesante, ma abbastanza veloce anche per chi non ha tempo. Forza ragazzi, bando le chiacchiere, bando le ciance e diamoci dentro. Posizione iniziale, ci mettiamo in questa posizione, piedi come li sto mettendo in questo momento, e poi ci tiriamo su, su, giù. Scusate ragazzi, non ho fatto partire il tempo, sennò ogni esercizio deve durare un minuto, scusate. Sembra leggero, ma un minuto non... Ovviamente per chi non ce la fa può fare anche solo 30 secondi. Ok, primo esercizio andato, sliding floor pull up. Ora partiamo già col secondo esercizio, il back widow. Mettiamo il nostro asciugamano per terra, opla. E poi direi che è anche già ora di ripartire. Sì. Gomiti appoggiati per terra e su. Su. Dovete spingere con i gomiti, eh. La fase di respirazione è importante, dentro aria, fuori d'aria. Mi raccomando, è importante spingere coi gomiti per sentire anche la schiena, se no lavorerete solamente gli addomini. Ok, e un minuto è passato. Adesso ragazzi abbiamo il floor pull up, quello che vi dicevo prima. Asciugamanino, rifacciamo partire il tempo. Tac, registra, ci sei? Guarda i piedi quando vado in contrazione che si alzano. Ad ogni esercizio tendo sempre a tenere qualche secondo di contrazione. Mm.
tac, possiamo partire. Ok ragazzi, adesso abbiamo rimasto il reverse snow angel. Allora, reverse snow angel, mettiamo sempre il nostro asciugamanino. Ci mettiamo così, sono nell'inquadratura. Ok, partenza. Mi sono qui qua, non ci sto. Ci sto comunque? Ok. Giù tutto. Su. Mi raccomando, le mani nella rotazione non devono toccare per terra, devono sfiorare il pavimento ma non toccarlo. Su con le gambe, i piedi. Ok, stoppiamo, stop. Adesso ragazzi abbiamo l'ultimo esercizio. Andiamo a fare il deck extension. Deck extension, fate che faccio partire. Mani dietro la nuca e su. Morto. Ok, azzeriamo. Boom. Adesso ragazzi può anche partire un minuto di recupero. Sento la schiena totalmente tirare tutta quanta, anche perché l'ho fatta anch'io, l'ho fatta. Poi mi sono sbizzarrito, mi viene in mente questo home workout e prima mi sono sentato stanotte. Me lo sono sentato stanotte, quindi prima che andava nel dimenticatoio. Si ribaltano le luci. Va bene. Tutto buono da prima, va bene. E niente ragazzi, c'è un po' di fiatone. Come sto dicendo, mi era venuto in mente stanotte questo esercizio e quindi ho voluto proporre subito così, alla buona. Ovviamente abbiamo la mia cara sorellina che mi sta facendo da regista, perché il nostro regista ovviamente è nelle Marche, non si può uscire, quindi in qualche maniera io devo comunque sia continuare a fare i video per voi, oltre che sulla pagina Facebook Team Commando, oltre che su Instagram Team Commando, le varie live, ma anche voi, popolo di YouTube, bisogna mantenervi aggiornati. Bene, quindi fatemi sapere innanzitutto se vi è piaciuto questo video, un bel like, un bel commento. Oggi vi abbiamo proposto un circuito che principalmente lavora la schiena e ve ne accorgerete poi quando andate a fare. E dopodiché niente, i commenti che riceveranno più voti fra il circuito solo per petto, solo per braccia, solo per gambe, solo per spalle, quello che è. Qui dopo a scaletta ve li proporrò tutti quanti, però iniziate a commentare, quelli che otterranno più voti, più commenti, più numeri sarà il prossimo video che uscirà solo per voi. Ripeto, 5 esercizi da un minuto l'uno con 10 secondi di pausa. Finito il primo giro, un minuto e mezzo, massimo 2, partite col secondo giro. Totale 12 minuti, avete fatto la vostra schiena a casa senza l'utilizzo di mattinali, loop band, kettlebell, ghisa, pesi e quant'altro. Bene ragazzi, si vola dal vostro piano. Ciao! Yes!